ritrovati con l'appuntamento meteo. Quella di oggi si può definire l'ultima giornata di ottobrata, che è stata breve ma certamente molto mite, almeno di giorno. Da domani una perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni settentrionali e poi sabato anche quelle del centro-sud, rompendo questa calma atmosferica e dando il via probabilmente ad una nuova fase climatica caratterizzata da tempo dinamico e fresco. In Abruzzo il guasto del tempo giungerà nella giornata di sabato, ma domani si potranno iniziare a percepire i segni del cambiamento per la presenza di velature del cielo sempre più insistenti a partire dai settori settentrionali della regione. La ventilazione continuerà a rimanere debole di direzione variabile ed il mare ancora calmo o quasi calmo. Le temperature minime della prossima notte, stazionarie e sempre molto fresche, comprese tra 3 e 12 gradi, mentre le massime di domani in aumento e comprese tra 17 e 21 gradi. Un saluto da Marco.